E qua vi chiedo domande, dubbi, perplessità. Posso partire io? Volentieri. Allora, mi intrigava assai questa questione della filosofia, no? Del filosofo all'interno dell'azienda che fa le giuste domande alle persone, perché mi pare di capire che la tecnologia non è un problema, prima o poi ci si arriva. Sono le persone forse che sono più problematiche, ma anche più affascinanti. Mi piaceva se potevi commentare, Certo, potessi commentare questa cosa. assolutamente sì. Allora, c'è questo termine che viene usato, si parla di digital transformation e tutti si concentrano su digital. Il problema serio è transformation, cioè le persone non si trasformano, le persone non sono spinte a cambiare il metodo in cui fanno le cose, naturalmente. La persona media è pigra e questa pigrizia ha salvato l'essere umano, cioè la pigrizia impone efficienza. E quindi è quello che ha fatto sì che l'essere umano abbia raggiunto le soluzioni che ha fatto e tutto il benessere che ha raggiunto. Il problema è che in questo nuovo mondo c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti a farci le nuove domande per capire dove essere efficienti e cosa fare, non andare con l'autopilot, con il pilota automatico a continuare a fare le cose come si facevano una volta, perché abbiamo detto che il territorio è cambiato, e in questo territorio cambiato c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti a farci nuovi schemi. Noi mappe, che poi ci permetteranno di andare molto veloce, senza bisogno di rianalizzare tutto, probabilmente ogni volta, però una volta bisogna farsi tutte le domande per capire quale schema è più adatto a risolvere che cosa. Invece spesso e volentieri si continuano a usare mappe vecchie per il territorio nuovo, che in realtà non le rappresentano, cioè quelle mappe lì non rappresentano questo nuovo territorio e quindi si fanno inefficienze. E se ci pensate ci sono fior di aziende che escono fuori dal mercato perché in realtà continuano a usare delle mappe vecchie, piuttosto di usare le mappe nuove. Naturalmente questa pandemia che c'è stata ci ha costretto ad accelerare, quindi tante aziende hanno dovuto in un qualche modo fare i conti con tutto questo, e questo io lo considero un bene, però ci sono tante aziende che pensano, no, adesso post pandemia, poi ritorna tutto come prima, non c'è il prima, c'è un nuovo mondo e molte persone se ne sono reso conto, adesso il prima non esiste più. Io sorrido quando qualcuno poi parla di mondo reale, di mondo virtuale, di mondo online, di mondo offline e sorrido perché dico, sì, è come quando nell'Ottocento qualcuno parlava del mondo al telefono e del mondo fuori dal telefono. In realtà non esiste il mondo al telefono e il mondo fuori dal telefono, come non esiste il mondo online e il mondo offline. Esiste il mondo e poi esistono gli strumenti che esistono nel mondo. E se internet e tutto il digitale è uno strumento all'interno del mondo, è un nuovo elemento con cui fare i conti, che permea tutto il resto, non è una cosa a sé stante. Il problema è che chi è vissuto prima di internet ha questo paradigma che pensa al mondo prima di internet e al mondo dopo internet. Ma è uno strumento, il mondo è sempre uno solo, è soltanto che è cambiato e non ce ne siamo resi conto. Mi viene da dire che quando si studia la storia è sempre difficile studiarla mentre la si sta vivendo, no? E la vera difficoltà è questa. E che forse questa esponenzialità di tutto che vedo non è in primis tecnologica, c'è cioè sicuramente tecnologica, ma è un'esponenzialità nella modalità di rapporti, di pensiero, nella velocità con cui si devono ridirigere le rotte, ci debba forzare anche in qualche modo a studiare la storia mentre la stiamo vivendo, che magari uno simoro voglio dire, è una contraddizione in termini, ma non vedo come si possa fare diversamente. Adesso io ho visto che tu mi hai mandato questo link di Paolo Cervari, che credo sia un filosofo, abbia un'estrazione di questo Ed tipo. è il Chief Philosophy Officer che lavora insieme a me all'interno del gruppo Guangxi, che in un qualche modo è il nostro territorio di gioco. E con lui stiamo anche strutturando il libro sul Chief Philosophy Officer, che è questa figura che all'estero esiste nelle organizzazioni. In Italia penso che lui sia l'unico esemplare al momento, però confido nel fatto che si proliferi. Già solo il fatto che si parli di mappe e ti venga in mente Google Maps e come dire, la mappa per me è ancora cartacea e non una mappa di business, una mappa comportamentale, una mappa emozionale, voglio dire tanto secondo me.
Con Paolo riflettiamo spesso sul fatto che in digital transformation si concentra su digital, non su transformation, e con lui strutturiamo i modelli per la transformation. I modelli per trasformare l'essere umano sono necessariamente esperienziali. E quindi come si fa? Ci sono gli strumenti, il problema è che la gente non lo sa ancora e non li applica in questo contesto. Quindi è capire come trasporre alcune delle cose conosciute in altri contesti, anche in questo, e fare una contaminazione di saperi, e come delle discipline molto umanistiche. Oggi si riesce ad avere di nuovo la concentrazione sull'essere umano e non soltanto sui pozzi della tecnologia, perché in realtà la tecnologia è diventata molto più accessibile all'essere umano. E quindi non c'è più bisogno di essere giù nel pozzo della singola tecnologia per padroneggiarla, ma si può stare un po' più su. E quindi si può avere, una volta si doveva dividere tra l'approccio AI o l'approccio AT, tra una cosa o vederne N. Oggi si parla di approccio a pettine, perché puoi essere in tanti pozzi contemporaneamente senza bisogno di dover andare fino in fondo per padroneggiarli fino in fondo. E si parla di expert generalist, cioè si parla di nuove figure professionali che in un qualche modo ne sappiano di ambiti limitrofi e sappiano padroneggiare i confini tra questi pozzi. Poi uno si sveglia e dice: no, ma i pozzi li abbiamo fatti noi, in realtà sono tutti pezzi del mondo. Il pozzo ci era utile per classificare la conoscenza e in un qualche modo padroneggiarla. Oggi che questa utilità qua è venuta meno, si riesce ad avere una visione un po' più olistica, un po' più pervasiva dei vari sistemi insieme. Questa iperconnessione è una cosa che mi stupisce molto. A un certo punto ho visto prediction markets, o comunque qualcosa che mi, diciamo, solleticava questa idea della predittività, che va molto di pari passo con l'iperconnessione. Ormai anche i giuristi parlano di giustizia predittiva, quindi come l'algoritmo riesce a ragionare anche sul tipo di decisione, quasi prevedendo quale, diciamo, trend seguirà il giudice in determinati tipi di cause, che spaventa un po', devo dire, soprattutto se non si conoscono i meccanismi, perché anche l'algoritmo che fare una cosa, diciamo, assolutamente neutra, abbiamo scoperto che sa discriminare, no? L'abbiamo visto nelle vicende proprio di Uber o altre, diciamo, piattaforme di delivery e quant'altro. Ecco, il filosofo qui, io farei un appello: come si coniuga questa necessità di esperti che sappiano anche leggere le emozioni con questa sorta di standardizzazione che viene dal predittivo? Io confesso di essere molto spaventata, voglio un messaggio di ottimismo, perché ho un po' paura. Grazie. In realtà questa standardizzazione effettivamente deriva da un'intelligenza collettiva che riesce in qualche modo ad avere l'informazione di questa intelligenza collettiva, cosa che una volta era impossibile. Quindi oggi l'intelligenza collettiva, in un qualche modo, l'algoritmo riesce a decidere, che essenzialmente vuol dire riesce a scegliere tra una moltiplicità di derive, di decisioni da fare, solo quando questa intelligenza collettiva in un qualche modo riesce a determinare, cioè legge un'informazione esistente. Finora non eravamo mai riusciti a leggerla, e quindi in un qualche modo abbiamo fatto in maniera diversa. Questo lungi da me dal voler massificare e standardizzare il tutto, perché la verità è che l'algoritmo che sceglie in un qualche modo sceglie la nuova normalità, dove normale vuol dire espressione della maggior parte delle persone. Ciò non vuol dire che sia più giusto, che sia migliore e via dicendo, però in un qualche modo questa informazione qua oggi è accessibile, e a me piace pensare che un dato in più sia meglio rispetto a un dato in meno, per avere dati, informazione, conoscenza. E dopo c'è l'esperienza, che proprio viene dopo rispetto a questo. Però intanto riuscire ad arrivare fino alla conoscenza in una maniera deterministica, statisticamente, ma deterministica, mi piace pensare sia valore aggiunto. È bellissima la frase, avete presente l'algoritmo di Google, non mi viene il nome della società, DeepMind, la società di Google che ha battuto il campione del mondo di Go facendo un algoritmo che ha autoappreso le regole, quindi l'algoritmo ha imparato da solo e dopo ha battuto l'essere umano che sa giocare meglio a Go. Dopo che l'essere umano che sapeva giocare meglio a Go ha giocato con l'algoritmo, a un certo momento ha fatto una mossa l'algoritmo e l'essere umano si vedeva proprio che si è stupito, e alla fine della partita ha detto: ho imparato tantissimo. Quando c'è una macchina che riesce, una macchina a costruzione da parte di esseri umani, che riesce a insegnare al miglior essere umano al mondo delle cose, io dico che è positivo. Cioè, a me piace questo concetto della macchina a servizio dell'uomo, che riesce a migliorare l'uomo. La paura che ha il mondo è sulla singularity, cioè
il momento in cui una macchina avrà più intelligenza rispetto a tutti gli esseri umani messi assieme, concettualmente quel momento in cui le nuove decisioni per il benessere del mondo, dell'umanità di tutti, dovrebbe essere presa dalla macchina e non da tutti gli esseri umani messi assieme. E ci sono paradigmi fantascientifici apocalittici e via dicendo. Io naturalmente non entro nel merito di questo perché non mi sento in grado di disquisirne, però partecipo volentieri a tutte le conversazioni dove se ne parla, perché in realtà non penso ci sia la soluzione, penso che ci siano una serie di modelli metodologici che utilizzano gli strumenti per il beneficio dell'essere umano al meglio, e la verità è che per questo beneficio dell'essere umano, torna bomba, credo che le domande siano più importanti delle risposte. E se ci pensate, la maggior parte delle startup falliscono con 46% dei fallimenti e falliscono perché sono soluzione alla ricerca di problemi. Quindi non si concentrano sui problemi degli esseri umani, ma si concentrano meramente sulla tecnologia che, ah, così con questo puoi fare quello, puoi fare quello. Sì, ho capito, ma perché cosa vuole l'essere umano con quello? Eh no, ma in realtà non abbiamo ancora trovato esattamente per cosa lo usa la gente. Ok, allora non è interessante. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Allora, io da giurista, appunto parlando di intelligenza artificiale e nuove tecnologie, ho riflettuto un attimino anche sulla protezione comunque sia dei diritti fondamentali, dei diritti umani, anche perché riferendomi soprattutto all'ambito diciamo processuale. Si utilizzano molto spesso nei processi, in particolare anche nel processo penale, questi, diciamo, algoritmi che non vanno effettivamente a tenere in considerazione la condotta, ad esempio, nel processo penale dell'imputato. E quindi c'è una forte, diciamo, discriminazione, con violazione anche del diritto alla privacy, del diritto appunto, alla libertà, dell'imputato, con violazione anche, dei diritti fondamentali. E quindi la soluzione è che un giurista coprogetti con gli ingegneri del software quel nuovo algoritmo. Non vuol dire che l'algoritmo non deve esistere, vuol dire che l'algoritmo deve essere progettato con by design questa protezione, cioè non deve essere una legge che deve essere avulsa dall'algoritmo, deve essere insita nell'algoritmo, anche perché altrimenti non si riuscirà a far sì che questa cosa possa venire rispettata in tutti i casi in cui deve essere rispettata. Per cui assolutamente fondamentale che ci sia questa commistione di sapere e che nella progettazione di questi nuovi sistemi partecipino a tutte le persone con le giuste competenze perché i diritti fondamentali dell'uomo vengano rispettati. Che non vuol dire che non deve essere un algoritmo a farlo. Tutta la vita oggi, se ci pensate, gli algoritmi oggi sono un costrutto umano che in un qualche modo sta comandando alcuni aspetti della vita dell'uomo. Ogni volta ci spostiamo, ascoltiamo un algoritmo che ci dice le strade dove andare e noi troviamo un beneficio da questo. Quindi, fino a che l'algoritmo è a servizio dell'uomo, è un costrutto umano che va tanto bene. Gli stati sono costrutti umani che l'uomo reputa interessanti, le aziende sono costrutti umani che le persone reputano interessanti. Io predico che nei prossimi 20 anni le aziende così come le conosciamo non esisteranno più, cioè nascono perché i costi di transazione tra le persone erano troppo alti. Oggi i costi di transazione per l'attività delle persone sono più bassi e quindi le aziende così come le conosciamo non hanno più senso di esistere. Quindi ci sarà un'evoluzione, il denaro stesso è in evoluzione, lo stiamo vedendo, ed è un altro costrutto umano che è in fase di evoluzione. Soltanto che in questo nuovo paradigma, se andiamo a pensare ai bisogni essenziali dell'uomo, allora possiamo pensare a come risolverli grazie alle nuove tecnologie in una maniera più efficace, più efficiente rispetto al passato e costruire nuovi costrutti umani. Se questo non lo facciamo, abbiamo la tecnologia che governa le decisioni e abbiamo fenomeni come mi viene da dire il Bitcoin della situazione, che non è una currency perché non è usata per trasferire denaro in maniera efficiente, ci sono molti metodi più efficienti, viene usata in questo momento come bene rifugio, ma è un'anomalia del sistema, secondo me. Ma quindi la blockchain? No, la blockchain non è. Sono assolutamente sicuro che è qua per restare e risolverà tanti dei problemi, ma non credo che il Bitcoin sia una currency efficiente e quindi questo andamento che sta avendo il Bitcoin non mi trova interessato perché trovo che sia un'anomalia del sistema. E chi l'ha progettato a suo tempo, con gli elementi tecnologici che c'erano all'epoca, l'ha progettato con una funzionalità che non era espressamente, che in questo momento vediamo tutti i limiti della cosa, naturalmente c'è già chi ha fatto altre currency che in un qualche modo funzionano meglio del Bitcoin, però gli esseri umani sono ancora hanno un po' di attrito nei cambiamenti e quindi sono ancora lì legati alla tecnologia vecchia e
in un qualche modo sta ancora spopolando quello. Ma va da sé che siamo ancora esseri tribali, cioè se la convenzione di metterci un anello che sberluzzi, una pietra che sberluzzica il dito ed è una cosa positiva, ma in realtà se vediamo negli ultimi 12 anni l'industria del diamante sta continuando a decrescere, quindi l'industria ha minore interesse da parte delle nuove generazioni. Mi viene da scherzare sul fatto che sto seguendo un mio ex dipendente che ha messo in piedi una nuova azienda dove producono i Bitmons. I Bitmons sono dei diamanti solo virtuali che si vedono soltanto sull'Apple Watch e hanno diversi gradi di rarità, purezza e colore, e quindi diversi gradi di valore, sono un collectibles. E qualcuno vecchio come me la prima volta ha detto, ma sei matto, ma la gente c'è, soltanto che ne ha venduti in questo momento 72.000 in 63 paesi, facendo complessivamente nel primo di attività $750.000 di fatturato, quindi ha ragione, punto, perché i dati gli danno ragione. E io non comprerò probabilmente un Bitmons, ma la verità è che, ma perché il Bitmons è meglio già soltanto di un diamante reale? E se vado a pensare che, come dicevo durante lo speech, che hanno venduto più Apple Watch rispetto a orologi svizzeri, posso pensare che ci siano più persone che possono pensare di avere il Bitmons sull'Apple Watch piuttosto a persone che possono pensare di avere magari il diamante al dito. Non è vero, non è ancora così, però la verità è che negli ultimi 12 anni l'industria dei diamanti continua a decrescere anno su anno e invece i Bitcoins crescono, appunto. Francesca, mi sa che preferisca il diamante al dito. Lo sto ancora aspettando, ma va bene. Mi convertirò nel quello solo Apple Watch. Sull'ipotetico sorpasso della macchina sull'uomo, ipotetico. Mi è sorta una domanda, nel senso che secondo lei che ne sarà della creatività? Cioè ci sarà necessità di nuove competenze, di scoprire nuove competenze nell'essere umano? Tipo l'intuizione, la creatività? Chiaro, allora mi viene da dire che la macchina naturalmente ad oggi riesce a essere superiore all'uomo nel pensiero logico, che è quello dove l'uomo ha fatto più strada strutturata. La verità è che gli altri pezzi di cui stiamo parlando, creatività, immaginazione, sentimenti e via dicendo, sono tutti altri pezzi a cui abbiamo messo un tag, tra virgolette, cioè abbiamo messo un'etichetta. La verità è che se tutte queste etichette in un qualche modo vanno a essere anche qua organizzate, formalizzate e strutturate come conoscenza, potenzialmente mi viene da pensare che la macchina possa arrivare, essendo un costrutto umano dove l'essere umano la piega al suo volere, concettualmente può essere utile in ognuno di questi altri ambiti. Ad oggi siamo meno avanti, cioè è più facile pensare che la macchina possa fare un calcolo rispetto a fare un nuovo quadro, ma la verità è che chi la sta usando per fare nuovi quadri e in un qualche modo sta avendo risposte. Più o meno efficienti non entro nel merito perché non lo so giudicare, però c'è da dire che lo vedo come uno strumento a beneficio dell'uomo, quindi l'uomo stesso lo saprà piegare alle sue volontà anche negli ambiti della creatività, anche negli ambiti dell'immaginazione, anche in altri ambiti. Ok, grazie. Un ultimo commento che mi verrebbe da chiederti, la relazione tra il mettere le mani in pasta e il conoscere la complessità di ciò che stiamo vivendo. Secondo me è profondamente necessario mettere le mani in pasta, perché altrimenti non ci si riesce a rendere conto. Io ho due bambini di 8 anni e mezzo che stanno facendo una scuola Montessori e lo stanno facendo perché appunto la frase emblematica di Maria Montessori era aiutami a fare da solo. Ecco, io trovo che sia profondamente necessario che oggi le persone vengano abilitate a fare da sole determinate cose, perché una serie di competenze che dovranno sviluppare nella loro vita oggi non si sa quali esattamente siano e impareranno tutta una serie di cose che oggi non sono ancora esistenti. Quindi necessariamente il soggetto in questione deve avere le mani in pasta per usare gli strumenti allo stato dell'arte per fare nuovi pezzi di percorso, perché abbiamo detto che abbiamo dei territori sempre nuovi e c'è bisogno di chi faccia le mappe. Vi dico soltanto che se ci pensate che l'industria del videogioco oggi fa più soldi rispetto a musica più film, quindi musica più film minore di videogioco, e ancora culturalmente pensiamo che la musica e il film abbiano una valenza culturale superiore rispetto ai videogiochi. Certo. In realtà, se io vi dico, no, ma ci sarà un momento in cui andremo
tutti massificati in esperienze immersive, di vicende narrative, in posti, tutti a viverlo per delle ore in silenzio, eventualmente trasferendoci le malattie, e la vicenda sarà autogovernata da qualcuno che l'ha detta precedentemente, voi dite che brutto mondo, ma in questi erano i cinema. E stavo parlando dei film. Se invece vi dico che la vicenda narrativa è interattiva con chi la vive, e è interattiva anche con altre persone all'interno della vicenda narrativa, e che si può fare sia di presenza sia da remoto, ognuno secondo le proprie decisioni, eventualmente trovandosi con altri, ma comunque interagendo con altre persone durante questa vicenda narrativa, voi mi dite, ma certo, è migliore. E invece sono i videogiochi, e non sono sdoganati culturalmente. E la mamma di turno dice a suo figlio, guardate un bel film piuttosto di giocare a un videogioco. No, gioco un buon videogioco piuttosto di guardare un film passivamente, che è superiore come esperienza, però culturalmente non è ancora sdoganato. E nonostante il fatto che se tuo figlio fa regista statisticamente muore di fame, se tuo figlio invece fa lo sviluppatore di videogiochi statisticamente guadagna come primo stipendio $112,000 come primo stipendio negli Stati Uniti, allora forse è meglio che faccia lo sviluppatore di videogiochi per il benessere della sua famiglia. Poi è meglio che faccia naturalmente quello che si diverte di più a fare, ci mancherebbe, però è per dire che ci sono una serie di cose che non sono ancora sdoganate culturalmente, e viviamo ancora in un retaggio culturale dove non ci si fa le giuste domande. Pensando alla definizione di startup come attività umana in condizioni di massima incertezza, potremmo definire questo cambiamento epocale una condizione al contorno che ci indurrà a comportarci come delle startup? Per forza, se ci pensate. Un metodo scientifico, un learning, measure, doing. Stavo arrivando lì, gli scienziati sono startup. Punto, fine della frase. Per cui qualsiasi buon startupper è in sé uno scienziato, sta soltanto applicando quegli approcci metodologici in una disciplina che non è codificata come scienza, ma soltanto perché non gli hanno ancora messo quell'etichetta lì, e chi se ne frega. Ma l'approccio scientifico è esattamente quello da fare, e si parla infatti nelle startup che facciano esperimenti, che tu guardi erano quelli che hanno sempre fatto gli scienziati nella loro storia, e gli scienziati sono bravi, belli, buoni, e quando fanno la serendipity ci possiamo aspettare che il ricercatore possa impiegare quel tempo per trovare. Invece lo startup di turno deve morire di fame, eccetera. Non è, no, è la stessa cosa, tra virgolette.